Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo tornati con Franco Bollato in Raid 5. Allora, eccoci qua intanto. Allora, ci siamo, intanto che carica. Dobbiamo fare il discorso delle endurance, perché dobbiamo ripartire un secondino con queste endurance. Ho deciso per l'occasione di cambiare moto. Allora, vi dico la verità, quindi avevamo la Ducati prima, adesso aspettiamo carichi tutto, la parte online, tutto, bla bla, accesso online e vediamo. Eccola qua. Proveremo una endurance con questa Kawasaki Ninja. Quindi andiamo. Sì. Allora, dove eravamo rimasti? No, queste le abbiamo fatte. No, qua. Questa, giusto? Questa. Ok, ce ne manca solo due poi. Boh. Allora, esatto, Brenzaccio. E siccome abbiamo solo sedu, vediamo un po' cosa c'era nel concessionario. Tengo questa, però. Allora, potremmo prendere, se no, una Honda. Oddio, però si potrebbe anche provarla, una motina nuova. Una bella ondazza, non ci sta male. Ok, oppure l'MV non mi fa impazzire, vi dico la verità, non mi interessa. Ah, questa è la storia di Bridgestone. Oh, Ducati, Cavalli e Yamaha, giustamente. Come la vedete? Riteniamo il Kakavasi? Dai, proviamo col Kakavasi. Vai. Brenzach. Allora, queste gare endurance sono gare un po' particolari, sono un po' difficilotte da fare, vi dico la verità, e vanno fatte, nel senso che se non si fa queste non si può andare avanti con la carriera. Non sono le mie preferite, gare troppo lunghe. Non è che mi fanno impazzire, poi io mi intorto quando c'è da fare la sosta ai box qua. Comunque, andiamo. No, è che perdo troppo tempo, vabbè. Allora, intanto andiamo. Io di gomma, io vado su una morbida, anche se dura meno. Andrei su una morbida. Ma sì. Tutto è pronto, il nostro Kawasaki Ninja ci attende. Qui abbiamo Elena Panunzi con la Honda CBR 1000RR Fireblade. Ed eccoci qua, sul circuito di Brenzach. Franco Bollato è pronto a salire in moto. Moto sorretta dal suo meccanico di fiducia. Arriva Franco, monta sul Kawasaki. Prima dentro, gas a martello e andiamo. Ecco, l'unica cosa di Raid è questo qua. Il pronti via così è sempre disarmante. Franco la carica, la mette bene, oh, carenata di Bollato che si mette in quarta posizione di prepotenza. Dentro, bellissimo l'attacco di Franco, pulito, poi salvo arrivare un pelo lungo, viene rincrociato da Yoshimura giapponese. Mamma mia, Franco, attento. Passa anche il tedesco. Qui Franco va sull'erba, passano un po' tutti. Eccolo. Mamma, che jolly Bollato. Thank you.
Mamma mia. 20 minuti così è un'agonia. Il cavatappino qua. Franco va lungo, porta lungo anche. Oh mamma mia, attenzione. Anche Finch, l'inglese. Oh Franco, dentro ancora. Che è successo? Che è successo? Ho pigiato un bottone che non volevo, non lo so. Ah, la moto che scuote qua, attenzione. Va ancora un po' largo bollato. Vediamo se riesco a incrociare. Passa l'australiano Graham. Bollato che la tira via. Attenzione, bollato. Prima o poi volavi in terra. Era prevedibile. Ecco, il problema di queste gare qua, bellissime, è che sono troppo esagerate. Nel senso che adesso, cioè, se io perdo questa poi devo rifare tutto il campionato un'altra volta e non posso rifarla. Però, vabbè. Bollato adesso si deve mettere un attimino in carena, cercare di rimettere un po' le idee a posto. Sono ancora tutti qua davanti, quindi... Ancora mal di poco. No, vabbè. Ma porca vacca, proviamo a riavviarla una volta, va? Vediamo che succede. Questo è il problema. Se no proviamo a cambiare moto, al limite. Proviamo a cambiare, a comprare un'altra moto. Ma non è la moto, qua. Qua il problema è la gara, in realtà. Sono gare tiratissime. E poi io... allora, dovete sapere che in basso a destra, dove c'è la... i comandi, io ho la... l'icona della live. E quindi non vedo bene i comandi, quelli... tipo del gas, della benzina, della mappatura. Ah! Vabbè, che cazzo però. Mi fai vedere una cosa? Aspettate, è tanto ormai. Voglio vedere una cosa. Come faccio io a... non vedo. Ecco, io adesso da qua non vedo più niente. E quindi non so. Prestazioni, consumo. Non capisco più. Io purtroppo non riesco a vedere che cazzo di mappatura ho messo. Proviamo a vederlo da qua, perché dal telefono lo devo vedere. Quindi la vedo hardware, ragazzi, la vedo durissima. Che è un peccato, perché secondo me ci sono tante gare divertenti che... però bloccato qua, che non si riesce a... dobbiamo fare per forza queste endurance. Questa è una menata. Thank you.
Oh, ce la faremo, eh. Ce la faremo, ragazzi. Ce la faremo, ce la faremo. Oddio. Ce la faremo sicuro. Vabbè, dai, vediamo un po' come va. Facciamo questa così come va, va, eh. Non tocchiamo niente, benzina, cazzi vari, tanto è uguale. Cambia niente. Cambia, ma... Già facciamo fatica così se ci mettiamo... Allora, vai, partito. Elena Panunzi davanti. Ora il cordo. No! È cascato così. Perché? Oh mamma, questa l'ho scazzata. Che sta cazzo di Kawasaki non vada una minchia. Vi dico la verità. Lo capisco. Là, calma. Cazzo, e non va a nulla sta moto, com'è? Facciamolo scodare un posto posteriore.
ancora arrivo in terra un'altra volta. Affanculo. Guardate quella toccata di merda. Difficilissimo, cazzo. Poi quando non hai un aiuto, no, la moto che ti dà una mano, secondo me è un casino. Questa moto si fa fatica. La Ducati va di più, secondo me, però è più pesante, è meno maneggevole, quello sicuro. Questa si percepisce che è più leggera, che è più maneggevole questa Kawasaki, però va meno. Quindi bisogna un attimino trovare il giusto compromesso. C'è anche da dire che il gommone dietro, siamo già al 37% di usura. Temo di avere il traction forse troppo alto, perché facciamo proprio fatica quando andiamo a riprendere in mano il gas. Mamma mia. Quindi facciamo proprio fatica quando si va a riprendere in mano il gas. Tanto ci sono già le prime soste. Eccoci. No! Cordolo infame interno. Un dramma, signori, un dramma. Bellissimo però, raga, da uno veramente spettacolare da guidare. Che se è difficilissimo, cioè queste gare qua, le endurance, sono veramente toste, ma... fa. Andiamo ai box anche noi a sto punto. Vai. Siamo a metà gara, vediamo. No, ho sbagliato bottone. Ah, ecco qual era il bottone di prima. Involontariamente ho premuto. Ok.
Manco sapevo di averlo. Orca troia, ecco. Ora però mi ha mandato in confusione sta cosa. Aspetta, ok. Vai. Rewind è un tasto che non uso mai. Non mi piace, cioè, secondo me dovrebbero abolirlo. Veramente. Oh, attenzione! Rimettiamoci in bolla, ragazzi. Madonna, una mosca c'ho. Non ci si crede. C'ho una mosca davanti agli occhi. Non ci si crede. Ma io. Ma veramente, ma che è? Puttana me. Nulla, nulla, Allora, ragazzi, ho una mosca che mi ha girato. Si è appoggiata sugli occhiali, ve lo giuro. Vabbè, niente, ci ha fatto perdere la gara. Ma l'avevamo già persa in realtà. Ok, dai, vediamo un po' quello che succede. Ci saranno adesso un po' di soste? Presumo di sì, ma il problema è che sono troppo distanti, secondo me. E quindi credo che le posizioni rimarranno più o meno invariate. Infatti è così. Oh, qua cazzarola, siamo ultimi. Allora, direi che con la Kawasaki non è andata bene. Io proverei a prendere un'altra moto. Proviamo a prendere un'altra moto. Proviamo a prendere un'altra moto. Aspetta, se io faccio così... Non mi fa scegliere la moto? No, torna alla carriera, sì. Allora, Kawasaki non mi piace, vi dico la verità. Non mi piace. Quindi, se io vado qua... Aspetta, ok. Kawasaki non mi piace, io vado qua. Brenzach, perché non me lo fa fare? Prossima tappa. Si è bloccato? Oh. Si è bloccato. Fantastico. Si era bloccato il gioco probabilmente. È andato in loop, non ci faceva più rientrare. Riproviamo a rilanciarlo, vediamo che succede. Con la dovuta calma. Ok, riproviamo a vedere che succede. Però cambierò un po'. Voglio prendere un'altra moto. La Honda non mi ispira. Proviamo la Yamaha. A sto punto. A parte, aspetta, ma non si può personalizzare. No, queste mi sa che non si possono personalizzare. Riprendi. E non va più. Perché? Prossima tappa. Panico. Scusa, questa l'abbiamo già fatta, questa no.
Questa non mi fa accedere, ok? Questa mi fa accedere. Non si può più girare qua. Che cazzo è successo? Questa cos'era? Queste le abbiamo fatte tutte. Vabbè, fammi provare questa attacca al tempo qua, Suzuka. Con la onda, va? E vediamo se facendo un giro qua a Suzuka riesco, si risblocca il campionato. Se no, siamo fottuti. Vai. Attacco al tempo a Suzuka. Attacca al tempo, gomma morbida. Proviamo con questa bella onda. Vediamo un po'. Wow, wow, wow. Bello il monoscarico dietro, è bellissimo. Monoscarico onda. Guardate come si muove. Oh, quando si va a tirare via le marce. La fermiamo? La fermiamo. Onda che non sta passando un bel momento, lo sappiamo, in termini di campionati sportivi, moto mondiale. Vediamo se qua riusciamo a farla andare un po' meglio, a spanciarla subito così. Rientriamo, attenzione, abbiamo fatta un po' troppo garibaldina la prima curva. Mamma mia, allarga tanto questa onda qua. Attenzione. Oh, mamma mia, ci siamo. Ci siamo. Ah, mamma mia. Mamma mia, come scuote questa moto! Qua alla variante stretta, buono. Ah, largo qua, largo, 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 mamma mia. Mi piace l'onda, mi piace per niente questa onda qua. Abbiamo già ottenuto la medaglia di bronzo, ma non mi piace. Fammi fare un altro giro. Adesso la misuriamo un pelino meglio in staccata. Buono, attenzione qua, gas! Oh! Cazzo!
No, non mi piace, non mi piace come chiude. Sta migliorando tanto, ma non mi piace come chiude sta moto. Cioè, veramente, si va a prendere le curve sotto sterza tantissimo, tende ad allargare. Frena, frena, frena. Ma porca troia. Cosa? Perché? Vabbè, ok. Termina sfida, vai. Comunque, andiamoci a cool replay. Bella a vedersi la Honda, mi piace a vedersi, però... Non mi piace nella gestione delle curve, non lo so. O almeno questa Honda qua l'ho trovata un po'... Ah, oh, qui, mamma mia, qui col posteriore che trasla, che va dappertutto. Belle le sconnessioni quando scendi o prendi i cordoli, che si vedono bene sugli ammortizzatori, fatto veramente, veramente bene. Che bello che è sto gioco. Ok. Vabbè, ci prendiamo questa medaglia di bronzo, questi punticini qua. Ok. Poi cos'è questa? C'è anche una gara singola? Con che cosa? No, con la Honda no, per pietà. Proviamo a fare una garetta singola. Ma perché no? Con la Suzuki. Ma sì. Mi fa proprio piacere essere ritornato su Ride 5. Mi mancava. Quindi me lo sto proprio godendo. Così. Piacerebbe andare avanti con la carriera, ma purtroppo c'è da fare. Allora, intanto andiamo a vedere quelle endurance che sono terribili. Allora, inizia. Questi dovrebbero essere qua. Cos'è? Ah, la qualifica? Vabbè, un ottimo modo per provare. Ma a me la qualifica interessa al giusto. Vabbè, facciamo un giro, un giro a bomba per la qualifica e via. Allora, vediamo intanto questa Suzuki come si... attenzione, come si comporta rispetto alla Honda. Intanto andiamo già dentro, frantumiamo subito in terra, ok? Vediamo un po' intanto questa... Suzuki, come possiamo subito fare un paragone con la Honda di prima? In teoria la Suzuki è soprannominata per essere veramente un violino, cioè dovrebbe, infatti guardate che le curve si prendano meglio con questa Suzuki, mi piace già di più. L'ho messa nell'erba. Vediamo se riesco a tenerla. Riesco a tenerla. Oh. Attenzione. Qua si fa un po' di fatica qua al tornantino. Io ho troppo traction, ragazzi. Rispetto agli altri ho troppo traction. Ho troppo traction rispetto agli altri.
Dov'è? Giovanna Poretti 2.12.2, Franco Bollato 2.9.2. Per ora siamo in pole. Ok, torna ai box. Per ora siamo in pole. Come si faceva qua? Sessione dal vivo. Ok, così. Attenzione, siamo in pole. Abbiamo dato un secondo e sette a tutti con questa Suzuki GSX-R1000. E partiamo in pole. Grande Bollato. Buono, buono, buono. Bollato festeggia la pole. In qualifica, adesso c'è la gara. ...2.9, quindi abbiamo girato molto più veloce che con la Honda. Mi piace molto di più questa Suzuki. Partiti. 5 giri, eh. Partiti di merda. Bravo Bollato. Così ci piace. Queste partenze che fanno defecare ci piacciono tantissimo. Partenza ha fatto recere, ma guardate Bollato come viene su. È già secondo. Davanti Bento Alves. Portoghese, ma Bollato prova già a infilarlo, a entrargli nella traiettoria. Ce l'ha più in mano forse Franco la moto, sembrerebbe, a vedere così. A vedere così Bollato ce l'ha più in mano la moto. Scuola Bollato, passa! Con il Suzucone che strilla. Passato, grande Franco. Si va via qua. Pelo lunghi, Franco qua. Attenzione, si va via anche qua. Non so se magari per passare alla categoria successiva ci servano determinati punti, e magari vincendo anche queste gare qua accumulo dei punti per cui posso saltare le endurance, mi sblocca anche la gara successiva. Non lo so questo, quindi proviamo anche questa. Bello. Ah, lungo, lungo. L'ho vista. Purtroppo l'ho vista. Attenzione qua. Prendiamo un secondo e quattro di penalità. Non l'ho fatto. Purtroppo sono arrivato lungo lì. Però cazzo, si frena molto, molto meglio. Veramente si comporta tutta in un altro modo. Cazzo, quel secondo e quattro di penalità è un'inculata clamorosa. Eccolo, vai più stretto Franco, buono. Oh, lungo, 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 Franco, lungo.
quel secondo e 4 di penalità è una tegola enorme sulla gara di Bollato, eh. Mamma mia, qua salta sul cordolo. Un po' vogliamo via. Buono ancora Franco che la spancia. Mamma mia. No, si fa veramente fatica, non capisco. Anche questa moto tende un po' a rialzarsi. Buono il pick up adesso. È venuto bene lì. Due giri alla fine. E queste sono le gare che a me piacciono, no? Hai 5 giri. Massimo 6. Ci sta. Poi sono quelli che più o meno si fanno su MotoGP, 6 giri, 5-6 giri. Senza gestione del carburante, e via dicendo, gestisci le gomme, ma le gomme bene o male, io ho messo le morbide in 6 giri, succede assolutamente niente, cioè si arriva alla fine senza problemi. Senza problemi. Oh! Qua scuote, qua sgrulla tanto qua. La moto di Franco. Però qua sgrulla tanto, ma qua Franco fa un disastro, fa un pasticcio enorme. Un 1,7 di penalità. Mamma mia. Fatto un disastro lì Bollato. Oh! La mette a bandiera. Bella. Vediamo se forse un po' lento qua il pick up non è venuto perfetto, ma
Inizia l'ultimo giro. Mollato la tira. La mette di traverso con la moto a bandiera che va a destra e sinistra. Che sgrulla, che scuote, che trasla. Ma Franco la tiene lì. Ultimo giro per Bollato. Adesso nel serpentone, la parte mista del tracciato di Suzuka. 3 secondi e 7 di vantaggio. Considerando che ha 1 secondo e 7 di penalità, il buon Franchino deve a margine per amministrare, non deve far cagate. Tutto il cordolo, via una marcia, cordolo interno, via, oh, pelo sull'erba Franco. Appunto, il non far cagate, dove è finito? Ok, qua, tornantino. Franco la ferma, 4 secondi e 9, dai, sta incrementando ancora veramente tanto Bollato. Qui ha fatto un errore prima clamoroso. Adesso la prende molto più con calma il buon Franchi. Vai! Buon Franco, eccolo qua. Oh, attenzione, ma ha vibrato tanto il pad. Forse una piccola chiusa di anteriore per Bollato. Ma 5 secondi e 1, Franco può... Oh, non esagerare Franco. La gomma dietro al 37%. E così facendo la consumi ancora di più. Attenzione qua, per buono, un pochino lungo in ingresso, ma buono, va Bollato, attenzione, va Bollato, sì. E Bollato c'è. Prima posizione per Franco. Vediamo adesso se mi ha sbloccato anche gli altri, dai. Vediamo, perché Franco festeggia la sua vittoria con la Suzuki. Allora, in teoria non abbiamo vinto la Kawasaki? Non l'abbiamo vinta? Sì, l'abbiamo vinta, mi sa. Oh. Va bene, quindi... Il cazzo, volevo vedere se mi sbloccava. Ragazzi, non mi fa più andare avanti. Non so perché. Boh. Però se non posso più andare avanti, come faccio? Che poi ci sarebbe queste. Ce n'è una valanga ancora. No, oddio, non tantissime in realtà, però non me le fa fare. Vabbè, dai ragazzi, allora il video finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando. Rimanete sempre sul canale. Se non siete iscritti, io vi invito a iscrivervi. Non vi mando nessuna enciclopedia a casa, quindi potete farlo tranquillamente. E che dire, a me Ride 5 piace tanto e mi fa piacere esserci tornato sopra. Spero che questi video vi piacciono. E ci vediamo la prossima volta. Ciao belli.